Benvenuti ragazzi su questo nuovo video su The Division. Come avete visto già dal titolo, qui dirò il vincitore del contest Scuff Gaming che abbiamo fatto sul mio canale di Twitch attraverso le donazioni, quindi il contest quello per i soli donatori. Ma non solo, voglio mettere in premio un altro Scuff Gaming, un altro controller della Scuff, in questo caso per tutti voi che mi seguite qui su YouTube, che mi supportate da anni, da mesi, da ore, da giorni. Quindi ragazzi, voglio veramente fare un altro giveaway. Spero ovviamente che mi scusiate per il ritardo, ma queste due settimane sono state veramente un casino con l'organizzazione per Colonia, eccetera eccetera. Sì, perché voi state vedendo questo video, ma io in verità oggi venerdì sono a Colonia, sono agli ESL Studio a fare l'analista, a portare il mio commento tecnico, la mia esperienza, le mie conoscenze di Call of Duty e ovviamente gli aneddoti sui giocatori, questo alla COD World League, alla Lega Mondiale di Call of Duty, e farò l'analista, quindi analizzerò il pre-partite, post partita e durante le partite, qui sia della Challenger Division per quelli che sono i team amatoriali che vogliono diventare professionisti, sia per i team della Pro Division, per chi anche andrà in Pro Division, e quindi commentare, analizzare quella che è la stagione 1. Mi potrete vedere su www.twitch.tv/Call of Duty, quindi spero sarete molti, facciamo vedere l'Italia ragazzi. Io sto premendo tantissimo sul competitive e sto premendo tantissimo su quello che è ciò che mi piace fare, giocare giochi che mi piace con le persone con cui mi piace, quindi come ora state vedendo qui su The Division. Quindi ragazzi, stiamo entrando in zona nera. Quello che voglio dirvi è grazie a tutti per il supporto, specialmente in streaming, per il contest delle donazioni che abbiamo fatto, quindi estraiamo subito il vincitore. In questo caso, devo dire che ho utilizzato un bot che praticamente prendeva le percentuali delle donazioni e quindi andava a scegliere chi, diciamo, aveva donato. È stata veramente particolare la cosa perché questo bot, ragazzi, per settarlo ci ho messo una vita. Voi non potete capire, per andare a settare questo bot, qualcuno mi ha sparato. Hanno provato a spararmi? No. Ok, praticamente per settare questo bot ci ho messo veramente tanto tempo. Non potete capire, all'inizio mi prendeva le persone delle vecchie donazioni, è stato un casino. Comunque siamo arrivati, stiamo qui per annunciare il vincitore, quindi rullo di tamburi. Anche il mio personaggio applaude, in questo caso il vincitore è Graffer81. Ti ringrazio mille, boy, dammi il tuo indirizzo, dammi il tuo nome e cognome per la spedizione, ovviamente. Lasciamelo su Twitch, mandami un messaggio privato lì in modo che posso sapere che sei tu. Grazie ancora e grazie a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato. Scusate, mi stanno sparando in questo momento, quindi fatemi andare a tritare queste persone. Grazie a tutti ragazzi che avete comunque partecipato, ma non vi preoccupate perché ci sarà un'altra possibilità di vincere uno Scuff Gaming proprio qui attraverso un giveaway, in questo caso aperto a tutti. E voi direte, come faccio a partecipare a questo giveaway? Come, cosa devo fare? Cosa posso fare? Bene ragazzi, è facilissimo, vi basterà mettere mi piace a questo video, essere iscritti al mio canale di Twitch, quindi nessun problema, essere iscritti al canale di YouTube pure, e oltre a questo mettere follow, quindi seguire la pagina Twitter di Scuff Gaming che vedete proprio qui. Qui vedete la pagina Scuff Gaming, chiocciola Scuff Gaming. Dovete solo mettere lì il vostro tasto follow, quindi farvi un account di Twitter se non l'avete. Ovviamente mettere mi piace qui al video, seguire ovviamente lo streaming e... anche i video di YouTube, quindi anche il canale, essere uno degli iscritti al canale. Io spero vi piaccia, ragazzi. Per chi non sapesse cos'è lo Scuff Gaming, è questo. Questo è lo Scuff Gaming che ha vinto Graffer81. È un pad modificato. Se volete avere più informazioni riguardanti questi pad, che sono i pad utilizzati da tutti i giocatori professionisti su Call of Duty, ma non solo, anche su Halo, su altri giochi comunque per console. Come vedete, questo è il retro con le palette, dove questa a sinistra è X e questa a destra è cerchio. Comunque, ora voi state vedendo questo pad, magari alcuni di voi non lo conoscono, c'è un video proprio sul mio canale che potete andare a vedere che vi spiegherà proprio cos'è questo pad, cos'ha di particolare. Già lo state vedendo, penso, dagli analogici, dal fatto che hai i tasti dietro, dalle colorazioni e da queste cose qua che sono i grip. Comunque, non sono qua per parlare dello Scuff, c'è un video a proposito, quindi se volete andatevelo a vedere. Io ragazzi vi ringrazio a tutti, spero supporterete ovviamente la mia scelta di portare The Division, ci tengo tantissimo. The Division è un gioco che
Non lo so, lo tengo qua, mi piace proprio, la tipologia di gioco, l'ambientazione, il fatto di giocarci con quello che è il mio clan di Destiny, Feral Blood, sono veramente felice di questa cosa, quindi spero vi piaccia pure a voi che lo porti, magari voi non ci giocherete, magari non vi piace, questo posso capirlo benissimo, però spero che ugualmente supportiate la mia scelta di giocare a The Division e che quando vediate il secondo video al giorno di The Division o il video giornaliero, perché a volte ci sarà in cui metterò diciamo The Division come video giornaliero invece che il secondo video, voi lo supportiate, lasciate un mi piace, lo guardiate pure e magari mi lasciate un bel commento con scritto bella Giorgione. Comunque vi saluto, beh, spero che siate in streaming a vedermi su twitch.tv/Call of Duty. Io vi saluto, bitches, vi saluta anche il mio buon personaggio. Let's go!